Ciao a tutti, oggi vediamo come realizzare un make up molto semplice per tutti i giorni per chi ha gli occhi chiari, nel mio caso verdi. Allora, diciamo che volevo puntare tutto su un colore che in apparenza può sembrare un po' carico, un po' eccessivo, comunque non da tutti i giorni, ma in realtà si presta molto molto bene a realizzare make up semplici, perché molto semplici, ma di effetto e che mettono in risalto appunto il colore dell'occhio. E sto parlando dell'argento. Io ho questo qui che è di Puro Bio, è il numero 19, un argento che tende quasi al ferro, diciamo. Vediamo allora come procedere. Innanzitutto facciamo una base omogenea su tutta la palpebra. Andiamo a fare, diciamo, una base su tutta la palpebra con questo colore. Una volta applicato su entrambi gli occhi, andiamo a prendere appunto il nostro colore Puro Bio, il nostro numero 19. E andiamo a prelevare con un pennello, questi qua a lingua di gatto da ombretto, andiamo a prelevare un po' di prodotto e lo andiamo a posizionare sull'occhio. Questi di Puro Bio sono leggermente polverosi, quindi prelevate poco prodotto alla volta e diciamo picchiettatelo contro l'occhio, non trascinatelo altrimenti si fa grumo e non riuscite più a stenderlo e si localizza proprio in alcuni punti. Diciamo che come argento non è un argento troppo acceso e appunto, ripeto, per questo è comodo per tutti i giorni senza esagerare. Mi raccomando, gli angoli interni dell'occhio, non li lasciamo scoperti. Possiamo poi prelevare con un pennellino di precisione o con un pennellino quadrato. Ecco qui, preferisco sempre questo quadrato io. Sempre lo stesso prodotto, stesso colore, e lo andiamo a posizionare sotto l'occhio, diciamo dalla metà dell'occhio verso l'esterno. In questo modo mettiamo in risalto lo sguardo, creiamo anche un effetto più allungato dell'occhio. L'importante è ricongiungersi poi con la fine dell'occhio e l'inizio dell'ombretto. Mettiamo un po' di qua e un po' all'altro occhio. Se avete creato, diciamo, una linea molto evidente sull'attaccatura, diciamo con l'argento è abbastanza difficile, però potete andare a sfumare i bordi del colore con un pennello da sfumatura. Ripeto, è molto difficile perché l'argento comunque, se è metallizzato, non lascia troppo margine. Se vogliamo possiamo aggiungere un po' di matita nera, sempre verso l'esterno, facciamo un po' di deadlining. Possiamo mettere una matita anche sulla rima interna superiore. Mettiamo abbondante mascara. Dobbiamo riuscire, insomma, la sera e vogliamo personalizzare il make up. A questo look possiamo semplicemente aggiungere una riga di eyeliner e già è molto più da sera.
quindi in realtà con una semplice mossa abbiamo ottenuto un look più carico e in evidenza per la sera. E questo è il make up degli occhi. A questo look possiamo abbinare sia un rossetto naturale MLBB di Clio, wow. In alternativa possiamo usare anche un colore più scuro, per esempio appunto se vogliamo realizzare un make up da sera, e quindi mettendo ad esempio il nostro caro e dolce Rudolph di Mulac.